sei la nostra gioia, tu sei la nostra vita, Signore, sei il nostro rifugio, il nostro consolatore, alleluia. In te abbiamo trovato la vera vita, in te abbiamo realizzato la vera pace, in te abbiamo conosciuto il vero, unico, solo Dio, Aradamassita, la Massia, alleluia, e l'unico Salvatore Cristo Gesù, il tuo figliuolo, che benediciamo insieme a te, ora e sempre, in eterno. Amen, alleluia. Alleluia, perché il trono vero e proprio, alleluia, l'ha preparato il Padre, alleluia. E vedete, ci pensate, noi non lo sapevamo, e se effettivamente, vedete, il Signore non avesse preso Giovanni per fare scrivere l'Apocalisse, noi non avremmo neanche saputo, conosciuto questa bellissima verità. Alleluia. Che vedete, dopo che Gesù morì e risuscitò, il Padre lo risuscitò, quando, alleluia, quando poi vedete, Gesù è tornato al Padre, allora il Padre gli ha fatto una grande festa. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Gli ha fatto una grande festa, che da praticamente è questa grande festa che il Padre gli ha fatto, vedete, l'ha fatto anche conoscere in concomitanza a quando appunto Gesù prese il libro dalle mani del Padre. E il libro che Gesù prese dalle mani del Padre era proprio il contenuto dell'Apocalisse. Quando vediamo, aspettate un attimino, Apocalisse capitolo 5. Guardate quello che il Signore proprio mi ha messo questo quadro davanti. Amen. Perché abbiamo cantato di lodi, un trono noi ti prepariamo. Amen. Gloria a Dio. E allora guardate che cosa è accaduto in cielo quando il Signore prese Giovanni e in spirito lo condusse appunto nel cielo. Dice lui, poi vidi, dice, nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. Amen. Un libro, cioè un rotolo, gli dice, un libro, perché non è che c'era un libro così, che erano un rotolo, che diciamo, questo rotolo lo teneva in mano. Amen.
l'Eterno aveva questo rotolo in mano così e aspettava che qualcuno si avvicinasse per poterlo aprire e poi leggere, far conoscere il contenuto di quel libro, di quell'insieme. Amen? Perché dice, guardate, poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, quindi di dentro e di fuori, perché questo rotolo, essendo a rotolo avvolto così e poi legato con 7 sigilli, diciamo, era scritto da ambo le parti, come una, come la pagina, vedete la pagina di un libro che è scritta da una parte e dall'altra. Oh, poi voi prendete questo e arrotolatelo, no? E poi sigillato. E allora, quindi poi vede questo sul trono, nella mano destra di colui che sedeva sul trono. Alleluia. Sul trono chi c'è? L'Eterno. Alleluia. Amen. E quindi dice, ecco, aveva questo libro scritto di dentro e di fuori, e vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Alleluia. Seguitemi attentamente cosa avvenne in cielo, che l'Eterno ha fatto vedere a Giovanni. Vedete, era proprio questo qui, mi capite? Era tutto il contenuto dell'Apocalisse. Allora, perché prima Gesù si fece vedere e gli disse, ecco, scrivi queste cose ai 7 angeli delle 7 chiese dell'Asia, no? Ma cosa doveva scrivere? Dice, le cose che tu hai visto e quelle che vedrai successivamente. Amen. E quindi come poteva lui scrivere se non avesse visto, udito alcuna cosa? Allora, ecco, dice, vedi che c'era seduto sul trono, ecco, l'Eterno, che con nella sua mano destra questo libro, questo rotolo, scritto di dentro e di fuori, quindi da ambo le parti. Allora, è un angelo potente. Allora, questo doveva essere proprio il capo degli angeli, che proclamava, dice, a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, guardate, ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Nessuno, né in cielo, né in terra, quindi né sulla terra, dice, né sottoterra, quindi in nessun posto, nell'intero universo, non c'era essere vivente che si potesse avvicinare all'Eterno per prendere quel libro. Ma alleluia, pensate, veniva fulminato, folgorato, alleluia. E quindi siccome non si vedeva nessuno, ecco, fratelli, perché giustamente l'apostolo Paolo, come pure l'apostolo Pietro, scrivono e dicono e scrivono che non vi è altro mediatore tra Dio e gli uomini, soltanto Gesù, il suo unico figlio, unigenito figlio. Amen, gloria all'Altissimo. Vedete, alleluia. Quindi non si trovava nessuno. Quindi guardate, Giovanni attesta, alleluia, nella maniera categorica, che simile a Gesù non c'è nessuno. Soltanto il Padre è superiore a Gesù. Gesù è al di sopra di ogni essere umano. Ecco, vedete, quando fanno sante, santaredde, madonne, madonnette, madonnuzze e cose varie, quelle, alleluia, che li innalzano, vedete, gli uomini li innalzano e fanno perdere di vista la retta via che porta al cielo. Perché quelle cose sono blasfeme e diaboliche. Non c'è nessun, Pietro lo dice, e non vi è, dice, nessun mediatore tra Dio e gli uomini. Alleluia. Vedete, è inutile che ora i religiosi terreni che mettono, c'è Tizio, c'è Caio, poi c'è Maria, c'è Giuseppina, c'è Franceschina. Non c'è nessuno, ognuno sono, vedete, ci sono questi elementi da tenere. Ma attenzione, i veri,
elementi, non quelli che gli uomini fanno mediante statue o quasi. Quelli non hanno, peggio ancora, perché il Signore dice non farti scultura alcuna né immagine alcuna. Amen. Quindi noi crediamo nei santi, i veri santi, crediamo in Maria Vergine, madre di Gesù, alleluia, la onoriamo, ma la onoriamo nel nostro cuore. E guai con una docca, perché ci scippiamo l'occhio. Perché se io sentisse a qualcuno bestemmiare la vera Madonna, capito? Se bestemmiano in stato, può fare che vogliono, ma se bestemmiassero veramente la Madonna, come se loro dicessero la madre di Gesù, ci saluteria incontro. Alleluia. Quella non si tocca. Va bene? Come non si toccano nessuno dei servitori di Dio. Guai chi parla male degli apostoli, guai chi parla male dei profeti. Ma stiamo scherzando, alleluia, gloria all'Altissimo. E noi vediamo che effettivamente al di sopra, quindi l'unico da esaltare, l'unico da onorare è soltanto Gesù. Tutti gli altri sono e siamo servitori di Dio. Ognuno di noi ha affidato un compito, un ruolo, vedete, che è importante, perché, fratelli, non pensate che quello che il Signore mi ha affidato in questi ultimi tempi, non pensate che sia di meno di quello che hanno ricevuto i profeti che sono stati prima di me. Non pensate? Quello che il Signore mi ha affidato in questi ultimi tempi ha lo stesso valore di quei servitori che sono stati prima di me. Se ce ne saranno, se Gesù non ritorna, e ce ne saranno altri che continueranno, allora anche loro, vedete, tutti siamo sullo stesso livello, perché tutti riceviamo da Dio una parte di lavoro da fare, da svolgere sulla terra, e per preparare il popolo di Dio, diciamo, per il suo ritorno e per il regno dei cieli. Allora, amen. Quindi ora il Signore giustamente ci ha fatto cantare quel cantico e mi ha dato da spiegare questa cosa, perché la gente del mondo deve sapere queste cose, non può farsi trascinare dietro agli idoli muti, come diceva l'apostolo Paolo. Amen, gloria al Signore. Dice, perché un tempo eravate trascinati, dice, dietro agli idoli muti. Alleluia. Noi invece siamo uniti all'Iddio vivente, al Gesù risorto. Alleluia, gloria all'Altissimo. E nessuno, dice, né in cielo né sulla terra. Quindi, fratelli, guardate come effettivamente gli uomini poi hanno innalzato. Ora dico una cosa, se Giovanni Apostolo, questo è Giovanni Apostolo, non Giovanni Battista, questo è Giovanni Apostolo che parla. Allora, se Giovanni è stato così grandemente onorato da Dio, quindi scelto da Dio, mi state seguendo? Per potersi presentare, ci pensate voi, davanti al trono di Dio, che cosa vuol dire? Che Giovanni, quindi Gesù, lo ha talmente purificato a Giovanni, alleluia, amen, alleluia. E dice, e quando l'ha purificato? Gli è sfuggito. Eppure a me era sfuggita la cosa. Ma il Signore subito, ecco perché mi ha fatto, Gesù l'ha purificato. Volete sapere quando l'ha purificato? Amen. Mentre c'erano sulla terra? No. Guardate quando l'ha purificato. Alleluia. Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, e i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco. Alleluia. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Alleluia, questo è Gesù. Alleluia, nella sua gloria. Alleluia. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta. Ed il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua forza. Ci pensate? Alleluia. Quando lo vidi,
Guardate, dice Giovanni, quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Quando lo vedi cadde ai suoi piedi, quindi è svenuto, cadde in terra, solo a vedere, cadde come morto, quindi è caduta. E allora, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi, non temere, io sono il primo e l'ultimo. Alleluia! Nell'istante che Gesù dice mette la sua mano sul capo, perché poteva anche non metterla, poteva soltanto dire non temere. Invece no, mette la sua mano sul capo perché gli dà un'unzione particolare, una purificazione dell'intero essere di Giovanni, e dice non temere. Ora può dire non temere, ma prima doveva temere. Era caduto come morto. Amen. Dice, quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi non temere, io sono il primo e l'ultimo ed il vivente. Io fui morto, vedete che è Gesù, io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Alleluia, amen. Ed ho le chiavi della morte e dell'Ades. Vedete come, appunto, quindi ora Giovanni, allora ecco, e poi Gesù dice a Giovanni, ora, dice, scrivi dunque le cose che hai visto, a me, le cose che tu hai visto, queste cose, scrivile, che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste, cioè tutto quello che tu vedrai successivamente, eh? Quindi Giovanni ancora ha visto soltanto Gesù, questa voce, ode la voce, ode, vede Gesù, così risplendente nella sua gloria che non può resistere. Alleluia. E quindi ora Gesù dice scrivi le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste. Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia mano destra è quello dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese, alleluia. Quindi, amen, già Gesù gli spiega quello che, quella visione che lui ha avuto. Intanto dice, hai visto quest'essere? Alleluia. Con i capelli bianchi come neve, hai visto in me questa luce più forte di quando il sole splende nella sua forza? Alleluia. Ecco, io sono il primo e l'ultimo, ed il vivente. Fui morto, dice, ora sono vivente, alleluia, gloria all'Altissimo. E quindi guardate poi come noi, quindi Giovanni ora incomincia a vedere tutte queste cose e assiste a questo proclama da parte dell'angelo che dice chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli, ma nessuno né in cielo né sulla terra né sottoterra poteva aprire il libro e guardarlo. Fratelli, guardate, questo dovrebbe fare capire, non dico a tutte le persone del mondo perché non leggono la Bibbia tutti, ma ai capi religiosi, ai responsabili delle religioni che ci sono cristiane, chi è Gesù. Questo dovrebbe bastare loro, dovrebbe bastare a quelli che fanno fare tante statue e immaginetti e dipinte d'ogni genere, alleluia. Dovrebbe bastare quindi a quelli che innalzano ora a Dio Santo, ora a Dio Santo, ora a Dio Madonna, a Dio Madonna, che sono stati, magari innalzassero la vera, ma la Madonna no, cioè la mamma di Gesù, no la Madonna. La mamma di Gesù non vuole essere innalzata perché lei sa che il suo figliuolo è superiore a lui. Maria, la mamma di Gesù, sa che Gesù è superiore a lei, perché prima che Maria fosse, Gesù è. Quindi, come può quindi rubargli il posto, la gloria? Alleluia. E poi voi pensate, come non l'ha fatto nessuno, eh? E lo farebbe Maria veramente, la mamma di Gesù, permetterebbe di essere innalzata? Fratelli, quando ci sono tutte le cose, tutte le spauracchi che ci sono in giro, quelle sono tutte opere diaboliche,
Opere diaboliche, vuol dire opere del diavolo, per sviare la mente dei credenti, per creare in loro confusione e per sviarsi dall'unico vero solo Dio. Nessuno si... Allora, ecco, fratelli, dove erano i 12 apostoli? Dov'era Maria, la mamma di Gesù? Dov'era Mosè? Dov'era Noè? Dov'era Abramo? Dov'era Isacco, alleluia, e Giacobbe o altri, alleluia, i profeti, Elia, Geremia, Isaia, dov'erano? Che non si trovava nessuno né in cielo né in terra né sotto la terra? Dov'erano costoro? Erano al giusto posto, che glorificavano il Dio, alleluia, e chissà se non piangevano anche loro, tutti quanti, perché non si trovava nessuno degno di prendere il libro e scioglierne i sigilli. Alleluia. Quindi Giovanni, nonostante fosse stato portato in cielo, purificato, ecco, con quella unzione particolare di Gesù, nella sua gloria, perché guardate che nessuno essere umano è stato unto, come lo fu Giovanni apostolo da Gesù proprio nella sua realtà gloriosa, perché lui Giovanni lo vide nella sua gloria, così come lui è, alleluia, amen. Quindi pensate quale essere, quindi possiamo dire che ora qui veramente trainati di donna, prima Gesù ha detto che era di Giovanni Battista, ma possiamo dire che ora che trainati di nonna non vi è nessuno maggiore, più grande di Giovanni, anche apostolo, che entrando ara la masciata la massia, alleluia, davanti al trono di Dio, che riceve l'unzione da parte di colui che è il vivente, alleluia, colui che fui morto, dice, e ora sono vivente, che lui, ora che aveva ricevuto questa chiamata e unzione particolare, neanche lui è degno. Perché, ecco, vedete, fratelli, perché dopo, diciamo, quella unzione particolare da parte di Gesù, Giovanni, alleluia, anche se prima pensava di essere qualcosina, poi si accorse che davanti alla santità di Dio, davanti alla gloria dell'unigenito figlio di Dio, lui si sente una nullità. E chi può essere degno? Alleluia, si dispera, si mette a piangere, grida, alleluia, come faremo? Alleluia, non c'è nessuno. Ma mentre, ecco, guardate, lui che veramente ci tiene alle cose del Signore, che vedete, fratello, quando uno ci tiene alle cose del Signore, non piange perché non riceve una grazia del Signore, magari aspettava i soldi per saccata a chi? Qualche cosa. Oh, Signore, non mi ha provveduto fino a questo momento. E ciaccia per chi so? Piange che non c'è nessuno degno. Alleluia, gloria all'Altissimo. Sono ben altre le cose a cui, per mezzo delle quali dobbiamo piangere al Signore, ma le cose che veramente hanno un'importanza così fondamentale, davanti a quelle cose bisogna piangere, non davanti alle altre cose, perché le altre cose Gesù ha detto, chiedete prima il regno dei cieli, la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Alleluia. Amen. Io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire, di leggere il libro e neppure di guardarlo. Ora io dico, ripeto, attenzione con questo, perché, fratelli, perché io davanti, e ve lo dico non ipocritamente ma sinceramente, sentitamente, io davanti a tutti i grandi servitori di Dio che sono stati prima di me, mi prosterei, non, attenzione, per adorarli, perché commetterei un errore,
ma mi inchinerei davanti a loro in segno di umiltà. Alleluia. Amen. Quindi non ho nulla contro nessuno, però che ogni cosa stia al giusto posto. Quindi perché nessuno dei servitori di Dio che erano stati prima di Gesù, come esseri umani, compresa quindi anche Maria la madre di Gesù, lei anche, vedete, se è stata scelta e benedetta da Dio, ma non a tal punto degna di accostarsi davanti al trono di Dio, prendere il libro e sciogliere i sette sigilli. Amen? Né Maria, né Giuseppe, né Zaccaria, né Elisabetta. Ci pensate? Voi curamone Caiafa, che ha crocifisso pure Gesù. Tutti quelli che hanno... Amen? Quindi vedete, allora, chi è Gesù? Alleluia. Vedete chi è Gesù? Quindi ora i religiosi devono aprire gli occhi, alleluia, devono rendersi conto che non devono incitare i popoli a volgere i loro sguardi verso altre persone, sia viventi che morti. Unico e solo degno di poter stare alla destra del Padre è soltanto Gesù, alleluia. Lui ha preparato, ecco, un regno. Allora uno degli anziani dice, mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda. Ecco, vedete, ecco il leone della tribù di Giuda. Per dire, ecco il re. Perché il leone della tribù, perché lo chiama leone della tribù di Giuda? Perché il leone è il re della foresta. Amen? Quindi ecco il leone della tribù di Giuda, quindi il re della tribù di Giuda, alleluia. Mi dice, ecco, non piangere, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli, alleluia, amen. Poi vidi ritto in mezzo al trono, ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani, un agnello come ucciso, alleluia. Amen. Il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Quindi vedete, perché la pienezza, oltre ad essere degno perché è stato ucciso, quindi ucciso non perché aveva commesso peccato, ma ucciso per i nostri peccati. Alleluia. Amen. Quindi praticamente lui ora, vedete, era degno, guardate, non solo perché era stato quindi ucciso e risuscitato, ma perché in lui c'era e c'è la pienezza dello Spirito di Dio. Poi vidi, quindi, in mezzo al trono dei quattro esseri viventi e agli anziani, un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Guarda, perché i sette, allora, aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Guarda, allora, sono sette corna e sette occhi. Perché sette corna e sette occhi? Perché sette corna, perché i corni dell'altare, i corni sono simbolo di potenza. Occhi, simbolo della veggenza di Dio, di ciò che è Dio. Quindi Gesù è onnipotente e onniveggente, perché in lui c'è la pienezza dello Spirito Santo, alleluia, che comprende quindi la potenza e l'onniveggenza, alleluia, quindi la pienezza, perché il Padre ha trasferito sul suo figliuolo la sua onniveggenza, la sua potenza, e Giovanni lo ha visto anche nella sua gloria. Guardate quindi perché nessuno era degno, perché fratelli, tutti gli altri, diciamo, essere umani, credenti in Dio, siamo, vedete, siamo venuti dalla materia. Amen?
Quindi poi successivamente il Signore ci ha riempiti e rivestiti di Spirito Santo. Amen. Ora guardate, in Gesù perché si poteva accostare? Alleluia. Perché se Giovanni, vedete, si fosse potuto accostare al trono di Dio, prendere il libro dalle mani dell'Eterno, grazie a questo lo poteva fare al sacrificio di Gesù che lo aveva lavato e purificato. Amen. Solo per questo. Perché senza, vedete, il lavacro dei nostri peccati mediante il sangue di Gesù Cristo, noi non saremmo potuti comparire davanti al Signore, davanti al Padre. Quindi se Giovanni ora in qualche modo poteva essere degno, perché Gesù aveva compiuto in Giovanni l'opera sua, quindi ciò che lo poteva ora rendere, attenzione, lo poteva rendere invulnerabile, perché quando Gesù, vedete, gli mise la mano sul capo e gli disse non temere, non, vedete, non gli diede soltanto la purificazione, ma addirittura lo rese invulnerabile. In poche parole, fratelli, in poche parole, Gesù è come se a Giovanni in quel momento lo ha reso da corpo corruttibile in corpo incorruttibile, perché appena Gesù si presentava davanti al trono di Dio, la luce di Dio, la potenza di Dio l'avrebbe carbonizzato, non si avesse trovato più manco fumo, niente di Giovanni. Quindi lui, vedete, quindi quella mano che lo toccò lo rese puro e invulnerabile alla potenza di Dio che lo avrebbe potuto annientare. Alleluia. Amen. Perché se, guardate, se Giovanni cadde come morto davanti a Gesù, che è il figlio, figuratevi quando si trova davanti al Padre. Amen. Alleluia. Vedete, gloria al Signore. E allora come, ecco, vedete, queste sono le meraviglie di Dio che ci fanno conoscere le grandezze di Dio, perché Dio è grande in tutto. Alleluia. Amen. E che si abbassa fino a noi per spiegarci queste cose, per farci conoscere come stanno le cose, in modo tale, vedete, che gloria a Dio. Pensate, se noi avessimo soltanto conosciuto Gesù morto e risuscitato, che ci dice a Maria Maddalena: non mi toccare perché ancora non sono salito al Padre. Poi a Tommaso, che ci dice: vieni tu che non credi, vieni, metti il dito nel segno dei chiodi, la tua mano nel mio costato. Se no, se la nostra conoscenza si fosse fermata soltanto a questi livelli, noi a Gesù magari quando siamo in cielo, nel nuovo cielo, nella terra, vedremo da lontano e ci faremo magari, no, perché avremmo avuto quella conoscenza. Metti il dito nel segno dei chiodi, metti la mano nel costato, a questi livelli. Ma ora che noi sappiamo che Giovanni cadde a terra come morto, alleluia, che come dice qui, che il suo capo, alleluia, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco. Ci pensate, i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco. Ciò significa non che era brutto, ciò significa che non si poteva, dalla luce che emanavano i suoi occhi, non si poteva guardare neanche. Alleluia. Infatti, come disse una volta il Signore appunto a Mosè: nessuno può vedere la mia faccia e vivere. Amen. Quindi Gesù gli diede soltanto una piccolissima parte per fargli capire ora chi è Gesù, chi era e chi è ora Gesù. Alleluia. Amen. Quindi Giovanni ora si guarda bene di chiamarlo maestro solo con un tono confidenziale. Ora stare a distanza.
Alleluia. Amen. Perché la santità di Gesù è simile a quella del Padre. Alleluia. Perché se la santità di Gesù non fosse simile a quella del Padre, non si sarebbe potuto accostare, alleluia, davanti al Padre per prendere il libro e scioglierne i sigilli. Mi capite? Alleluia. Alleluia. E infatti dice, quindi vidi come un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. Fratello, avanti. Guardate come Giovanni si è steso sul posto. Dice, cosa muovo da qua? Io penso che era tutto tremante. Lui assisteva, dice, qualche momento chi sto muoro. Alleluia. Perché ci pensate davanti alla grande santità di Dio. Ma ci pensate, gloria a Dio. Alleluia. Ecco perché Giovanni ha avuto bisogno di quel tocco di Gesù. Non temere. Perché non temere, ora puoi stare tu alla presenza mia e alla presenza del Padre mio. Perché devi vedere e devi scrivere. Alleluia. Amen. E devi far pervenire quello che tu hai visto e quello che... Amen. Gloria al Signore. Vedete, altrimenti gli anziani, tutti quanti noi, come io questa sera, noi questa sera... Fratelli, ecco, grazie a questo libro che è pervenuto fino a noi, alleluia, amen, alleluia, e che lui ci sta spiegando, alleluia. Perché Giovanni non poteva manco spiegare, non gliel'ha spiegato, l'ha scritto tale quale, perché altrimenti Giovanni avrebbe dato anche la spiegazione di ogni visione avuta, è giusto? Alleluia. Quindi egli venne, prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, guardate, e quando ebbe preso il libro, alleluia, i quattro esseri viventi, guardate, alleluia, e quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani, seguitemi attentamente, si prostrarono davanti all'agnello. Quindi neanche i quattro esseri viventi che stanno del continuo davanti al trono di Dio, neanche i 24 anziani che stanno del continuo davanti al trono di Dio si potevano accostare. Voi dovete stare al vostro posto, non perché siete alla mia presenza, ma state al vostro posto. Nessuno di voi si può avvicinare. Aratakanda la massia, perché è loro, vedete, alleluia, abituati a prostrarsi davanti all'Eterno, ora riconoscono che il Figlio ha le stesse caratteristiche del Padre e si prostrano. Alleluia. Si prostrano davanti all'agnello che era stato ucciso. Benedetto sia l'Altissimo. Vedete? Alleluia. Vedete chi è Gesù? Quelli che dicono che Gesù è un profeta, un filosofo, un qua, un là, un sol minore, un sol maggiore, ma che fa un là, un qua. Fratelli, Gesù è il Figlio di Dio, della stessa natura del Padre, davanti al quale ogni ginocchio si deve piegare e lo deve riconoscere come Figlio del Dio Altissimo. Questi quattro esseri viventi, pensate, questi quattro esseri viventi, che anche gli esseri viventi, guardate, che mi pare che ho capitolo 4, davanti al trono c'era, come un mare di vetro, attorno al trono c'erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro. Erano questi esseri viventi, gloria a Dio, pieni di occhi davanti, dice, pieni di occhi davanti e di dietro. Anche loro avevano una visione a 360 gradi, per dire. Pieni di occhi davanti e di dietro, voleva dire, perché Giovanni non è che poteva avere, in poche parole, noi con i nostri occhi, quanto vedete, più o meno, vedemmo, io avevo l'occhiale, quanto vedevo? Forse 180 gradi, no? Sì, insomma,
forse che questo c'è di meno, 180 gradi. Quindi io di dietro non vedo. È giusto. Loro vedevano davanti e da rete. Quindi se qualcuno da rete ci faceva qualche scherzo o che cosa, li carbonizzavano. Quindi davanti a loro non può sfuggire, perché loro vedono. Alleluia. Vedete? E Dio è lo stesso. Dio è onniveggente, quindi vede dappertutto e in ogni luogo. Alleluia. Quindi vedete, c'erano questi quattro esseri viventi c'erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e di dietro. Alleluia. I quattro esseri viventi avevano ognuno sei ali e intorno e dentro erano pieni di occhi e non cessavano, guardate, e non cessavano mai né giorno né notte di dire: santo, santo, santo è il Signore Dio onnipotente, che era, che è, che ha da venire. Alleluia. Ed ogni volta che gli esseri viventi, cioè questi quattro esseri viventi che erano dei serafini, ecco, sono rendevano gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e a colui che vive nei secoli dei secoli, anche i 24 anziani si prostrano, alleluia, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: degno, degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e sono state create. Fratelli, con quale coraggio i religiosi ancora di oggi bestemmiano in nome di Dio e guidano, sono ciechi e guidano nella cecità altri credenti che vorrebbero vedere con gli occhi dello Spirito. Gloria all'Altissimo. Alleluia. Ma costoro pagheranno amaramente. Alleluia. Gloria al Signore, perché hanno trascinato i popoli nella bugia, nell'inferno. Alleluia. Questa è la realtà di Dio, questo è il trono di Dio. Alleluia. I 24 anziani e anche i quattro esseri viventi, ecco cosa fanno: degno sei, Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Guardate, perché tu hai creato tutte queste cose. E tutte queste cose che l'Onnipotente Dio ha creato, per mezzo di chi le ha create? Per mezzo di Gesù Cristo. Colui che noi conosciamo come Gesù Cristo. Ma egli ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome, che solo il Padre conosce e che un giorno conosceremo anche noi. Conosceremo il suo vero nome, perché ora noi l'abbiamo conosciuto come il Cristo, come l'Emmanuele, alleluia, come l'Agnello di Dio, il Redentore, il Salvatore. Ecco, vedete quanti attributi, eh? Ma lui ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome che il Padre conosce, alleluia. E quindi vedete, tutti questi anziani, questi esseri viventi sono lì giorno e notte. Ma come sono giorno e notte lì e non sono degni di avvicinarsi per prendere il libro nelle mani del Padre? No, perché appunto a ognuno il proprio giusto posto. Vedete, gloria all'Altissimo. Ecco, tutti i cristiani presenti e passati, e non so, quelli futuri, perché giustamente tanti dei futuri, vedete, non hanno conosciuto e non conoscono la verità. Amen. Gloria a Dio. Ma stiamo scherzando con le cose di Dio? Ma stiamo scherzando con le cose? Vedete come non hanno timore di Dio? Sulla terra, fratelli, non c'è timore di Dio. Non ne hanno le alte autorità e non ne hanno neanche il basso popolino. Perché? Per mancanza di conoscenza. Alleluia. Amen. E se noi parliamo delle cose di Dio, ne pigliano per pazzi. Alleluia. Amen. E ci dicono che siamo pazzi e fanatici. Alleluia. Ecco, chi andrà per noi?
Alleluia. Signore, mandami. E allora dice uno dei serafini, prese un tizzone dall'altare, dice, ecco, mi passò sulle labbra e mi disse, ecco, il tuo peccato è stato espiato. Come non è per farne un vanto e Dio mi guardi, e voi lo sapete, lo sa pure il Signore, perché se lo facessi per, con questa intenzione, il Signore non mi darebbe da parlare. Fratelli, se io sono in questo posto, su questo pulpito, è bene che sappiano, che sappiate voi, che il sottoscritto in preghiera, alleluia, ha ricevuto questo fuoco da parte dell'Eterno, che non potevo resistere perché le mie labbra diventarono infuocate. Alleluia. Ero all'inizio della fede e non compresi che cosa volesse dire. Alleluia. Non sapevo che stava scritto pure che il profeta Isaia appunto è stato purificato le labbra, no? Fratelli, quando io glielo dissi allora all'anziano, disse, sai fratello, in preghiera il Signore, perché il Signore prese allora, mi ricordo, in potenza una sorella e lo cominciò a fare, cominciò a profetizzare, no? E mi chiamò per nome. E mi ricordo che ha detto, ecco, dice, io Nino oggi ti ho scelto e te ne accorgerai quando la tua voce si sentirà per monti e per valli. In verità lo dico, tu capirai quando la tua voce, dice, si udrà per monti e per valli. Fratelli, in quel momento, gloria all'Eterno, nelle mie labbra si infuocarono. Non potevo neanche, sapete quando uno mangia un paparello bruciente, ancora peggio, tutto cosa, come sta succedendo, perché io ero all'inizio che cosa ne sapevo di quelle cose, quindi si mangia, come sta succedendo, gloria a Dio. Poi glielo dissi allora all'anziano, mi ricordo, e lui mi ha detto, lui l'avrà capito, no? Perché è chiaro, perché mi disse, non mi ha detto niente, nel senso, dice, sai fratello, mi è successo questo, dice, non potevo più, mi bruciavo tutta la bocca, dice, ma che cosa mi è successo? Sapete come rispondevo? Un giorno, dice, te ne accorgerai. Alleluia, effettivamente un giorno il Signore, e ancora questa sera il Signore mi sta dando. Quindi fratelli, non è né di chi vuole né di chi corre. Alleluia. Perché vedete, voi lo sapete, io non ho un titolo di studio, sono, diciamo, ero e continuo ad essere un umile operaio, diciamo, che mi sogno da fare tante cose, alleluia, non ho grandi studi, voi lo sapete, ma questo, ripeto, non fa per far risaltare maggior, attenzione, non è né per offesa a quelli che sono, ma per far risaltare la gloria di Dio, perché è gloria di Dio, perché se io fossi una persona molto colta e istruita, voi rimarreste pure nel dubbio, dice, questo capo a parlare così cetto, dice, è una persona colta. Invece fratelli, io quando uscino dopo pupo, tu sapete che per specificare una parola tatta Dio, quindi questo sono per la gloria di Dio, questo sono per la gloria, perché quando io devo parlare di cose del Signore, sia quando sono sul pulpito, quando sono altre cose, quindi ecco questo, ripeto, per questo, per fare risaltare la gloria di Dio, alleluia, amen, gloria all'Altissimo. Quindi perché la gloria deve andare al Signore, guai, vedete, noi dobbiamo, ecco, rispettare, diciamo, i ministeri dei servitori di Dio, ma mai innalzarla, appunto, ora ci facciamo una statua e poi tale giorno ci facciamo pure la festa, oppure prendiamo e facciamo una piazza, la dedichiamo pure una via a Santa De Luca. Ci pensate, gloria a Dio, se qualcuno faria una cosa, ci rompere via dove vado, come l'angelo che dice a Giovanni, non ti prostrare davanti a me, dice, perché io sono un servo come te,
Alleluia. Amen. Quindi, allora, lui, ecco, vedete, prese il libro dalla mano destra di colui, e quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello. Ora io dico, fratelli, in verità, perché mi piange il cuore, lo dico in verità, in questo momento, se questo culto andrà pure in onda, io non lo so, ma dico a quei credenti che di Gesù cercano di parlare il meno possibile, fate attenzione a quello che fate. Alleluia. Gesù è il Figlio di Dio, è il Salvatore dell'universo. Corendele Messia, alleluia. È colui davanti al quale i quattro esseri viventi si prostrano e i 24 anziani adorano Dio, alleluia. E l'agnello, vedete, davanti all'agnello. Quindi come si può fare a dire che Gesù era un filosofo, un profeta, un fratelli, alleluia. Se era un semplice filosofo, un semplice profeta o un grande profeta, oh, se non i 24 anziani non si sarebbero prostrati, i quattro esseri viventi neanche, alleluia, benedetto sia l'Altissimo, alleluia. Perché ecco, vedete come viene descritto, ma dico, dove ce l'hanno gli occhi, dove ce l'hanno la mente, che poi scrivono libri e fanno riunioni, congressi e parlano e si perdono in cose vane, che cosa concludono, che si imbottiscono a vicenda di cose che non sono, che non sono vere. Alleluia. L'agnello che è stato ucciso aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra, gloria all'Altissimo. Altro che un semplice profeta, oppure un grande profeta. No. Alleluia. Si prostrarono davanti all'agnello e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno, guardate, tu sei degno. Quindi i 24 anziani e i quattro esseri viventi, che erano quattro, sono quattro serafini, alleluia, che stanno davanti a si prostrano davanti all'agnello e cantano, alleluia, un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Allora, vedete come confermano il millennio? E regneremo sulla terra. Alleluia, gloria all'Altissimo. E quindi vidi e udì la voce di molti angeli, guardate, vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono e che si radunarono, alleluia, davanti al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, erano un numero incalcolabile, gloria a Dio, alleluia, che si unirono quindi ai quattro esseri viventi e ai 24 anziani e dicevano anche loro a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, vedete? Le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, guardate, ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, fratelli, e tutte le cose contenute in esse. Perché tutte le cose sono state create dal Padre per mezzo di Gesù. Quindi tutte le cose create che sono in esse riconoscono ora il loro creatore. E davanti al nostro creatore ci tireremo indietro? Non lo loderemo? Alleluia.
Quale grande occasione quella di unirci al coro degli angeli e dei quattro esseri viventi e dei 24 anziani, di ogni creatura. Glorifichiamo il Dio anche noi, glorifichiamo l'agnello anche noi, alleluia, diamo gloria all'agnello. Ci pensate, diamo gloria all'agnello perché tu sei stato ucciso, alleluia, benedetto sia l'Eterno. E diceva una gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E udì ancora quindi ogni creatura che nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in esse, che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello, a colui che siede sul trono e all'agnello. Quindi questo è un messaggio rivolto anche a quelli che ancora dicono che Padre e che Dio è diviso in tre parti. Amen. Alleluia. Colui che siede sul trono è all'agnello, quindi sono due. Amen. Alleluia. Quindi che dicevo, a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Guardate, benedetto sia l'Altissimo, è anche qui, è anche qui. Perché ogni cosa va messa al giusto posto, come anche lo Spirito Santo non è una persona fisica, come lo è il Padre e come lo è Gesù. Perché tanto il Padre che il Figlio, oltre ad essere persone spirituali, spirito, sono anche persone fisiche, cioè hanno un corpo, ce l'hanno spirituale, ma hanno un corpo. Perché altrimenti, come Giovanni, come poteva vivere a colui che sedeva sul trono, se non aveva un corpo? È giusto. Dice, vedi, ho visto una luce, e un'altra cosa ancora. Gesù si è incarnato 2000 anni fa, è giusto? Come dicono gli scienziati, l'uomo è stato è venuto all'esistenza circa 600 milioni, mi pare, di anni fa, mi pare, se non vado errato. E allora, seguite attentamente, quando Dio creò l'uomo, non la siamo andati che non è scienziato, no? Ma quando Dio creò l'uomo insieme a Gesù, disse: creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ma ora, se Dio fosse spirito solo luce, se non avesse un corpo, una sembianza, allora ne altro non dovevamo avere. Eravamo tante nuvole che camminavamo, no? Tante nuvole, è giusto, no? Magari che sciuzzavamo, poteva succedere che sciuzzavamo come le nuvole quando si incontrano dall'aria che fanno i fumani, perché le nuvole sono caricate positivamente e negativamente, no? I carichi elettriche, ecco perché ci sono i tuoni, i fulmini, perché sono le nuvole che hanno delle cariche negative e positive. Quando queste, se sono negative o positive tutte e due, non succede niente, ma quando si incontrano delle nuvole che hanno delle cariche positive con quelle che hanno cariche negative, allora avviene, scocca la scintilla, come uno piglia due fili fa un cortocircuito. Sono le nuvole che vanno in cortocircuito, e infatti vedete, fa tutta da fermata. Quelle sono milioni di volte, ci sono lì. Ci pensate che c'è dietro? Alleluia. Sono milioni di volte che fa tutta la. Oh, allora, se effettivamente Dio fosse solo spirito, quindi invisibile, anche noi avremmo dovuto essere. Invece noi oggi avremmo una fomma, avremmo occhi, bocca, gambe, mani, perché Dio ha detto creiamolo a nostra immagine e somiglianza. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi anche qui guardate come appunto c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, come il Signore mi ha fatto spiegare, dire a livello semplice
Questo per farci capire, ma la cosa, ripeto, è così profonda che sarebbe inspiegabile. Ma il Signore, per farci capire un po' che cos'è lo Spirito Santo, ecco, allora, il Padre è Padre, che ha generato il Figlio, Gesù, è giusto? Lo Spirito Santo è come noi che abbiamo l'anima dentro di noi. In poche parole, se questo è per spiegare la cosa nella maniera semplice e comprensibile, ecco, allora lo Spirito Santo è come se fosse l'anima di Dio e di Gesù. Quindi c'è, non si vede, ma opera. Infatti, se io fossi morto, se dentro di me non ci fosse l'anima, no, non potrei parlare. Se voi non ci fosse l'anima, non potreste ascoltare, è giusto? Ma siete composti di, quindi siamo, anzi composti di corpo e anima. Oh, Dio ha anche lui un corpo, come gli angeli hanno un corpo celeste, però hanno sempre un corpo e hanno anche uno spirito. Il Dio è la stessa cosa, il Padre ha il suo corpo e anche il suo spirito. Il Figlio ha un altro corpo, ma lo stesso spirito del Padre. Amen? Perché se fossero tutti due spiccicati stessi, come faremmo a conoscerlo? E noi come faremmo a conoscerlo? Dici, chi è il Padre e il Figlio? È giusto? Allora, poiché il Figlio rimane sempre Figlio e il Padre è il Padre, tant'è vero che, come dice l'Apostolo Paolo, quando parla della risurrezione dei morti, sì, mi pare che nella sezione dice che alla fine anche il Figlio sarà sottoposto al Padre, affinché, dopo aver messo, dice, tutti i suoi nemici per gabello dei suoi piedi, cioè a Gesù. Amen? Dopodiché dice: ti ho reso vittorioso, figliolo mio, ora governiamo insieme, io Padre, tu Figlio. Il Padre rimane sempre colui che comanda, il Figlio colui che umilmente, amorevolmente ubbidisce al Padre. E noi dovremmo e dobbiamo, come Gesù ubbidisce al Padre, noi dobbiamo ubbidire a Gesù, perché il capo della donna è l'uomo, il capo dell'uomo è Cristo, il capo di Cristo è Dio, cioè il Padre. Così scrive l'Apostolo Paolo, e lui dice la verità, alleluia. Amen. Quindi, per l'ennesima volta, il Signore, vedete, qui ci... perché lui non vuole che noi viviamo nell'ignoranza. Non è che noi possiamo dipendere dalle stupidate che dicono tutti questi scrittori e montate da testa, gloria a Dio, alleluia. Perché, ripeto, vedete, anche qui, quindi a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. Un momento, ma vi sei dimenticato della terza persona? O no? Non ve ne accorgete che si scontava dalla terza persona? Giovanni scontava dalla terza persona? È lo Spirito Santo. Scontava. Perché dice, l'onore e la gloria, alleluia, la forza, la benedizione siano a colui che siede sul trono, cioè al Padre, all'agnello, e si ferma. Ora, se lo Spirito Santo fosse una terza persona, alleluia, e allora dove dire? A colui che siede sul trono, all'agnello e allo Spirito Santo siano loro. E allora, come quando sulla croce Gesù dice: Padre, nelle tue mani io metto il mio spirito. Vedete che era la stessa persona? Cioè che in lui c'era anche lo spirito, cioè l'anima. Oh no? Nelle tue mani metto lo spirito, quindi un corpo è stato il tuo sepolcro, e poi buttarlo. E poi è risuscitato. Vedete? Quindi ora la stessa cosa è il Padre. Alleluia. In poche parole, guardate,
Allora, per rendervi più facile, ma diciamo che l'avete già capito perché non siete tanto stupidi. E allora, se al posto di Gesù, o meglio, allora, che è il figlio, se al posto del figlio in croce sarebbe andato il padre, mi state seguendo? Il padre sulla croce avrebbe detto: figliuolo mio, nelle tue mani io metto il mio spirito. Amen. È più chiaro ora così. Vedete, e siccome è andato il figlio, perché giustamente il padre è, come ha detto lui, dice, perché il padre è più grande di me. Amen. Allora dice Gesù: padre, nelle tue mani io metto il mio spirito. Vedete che non è una sola persona. Quindi, allora, anziani di tutto il mondo, alleluia, se volete essere presuntuose, continuate ad esserlo, ma se volete capire le cose con la sapienza dello Spirito, questa sera il Signore vi sta dicendo che ha secoli e millenni che non si sono potute mettere d'accordo che cos'è lo Spirito Santo, questa sera dice il Signore, in una maniera più chiara, smettetela di fantasticare, di imbrogliare, di dire ognuno una voce. Lo Spirito Santo è come l'anima nell'uomo, lo Spirito Santo è l'anima in Dio. Amen. Ecco, quindi, alleluia, amen, gloria al Signore, tutto qui. Quindi non c'è una terza persona, perché se effettivamente fosse una terza persona, questa terza persona doveva anche, invece, ecco, guardate, se invece di mandare agli angeli nel Getsemani il padre per consolare Gesù, perché poi quando Gesù disse: padre, se ti è possibile allontana da me questo calice, dice, allora e lui sudava come grosse gocce, come agrumi di sangue, insomma non era che era sangue, era il sudore, così che usciva dalla sua tristezza, dal suo dolore, che sudava freddo, come vuol dire, mangio, sudava freddo, ecco. E allora poi dice, sta scritto che il padre, poi quando Gesù disse però, dice, la tua volontà sia fatta e non la mia, dice, allora andarono gli angeli e lo consolarono. Ora fratelli, se lo Spirito Santo fosse stata una terza persona, il padre ci avesse detto: figliolo mio, vai in tuo frate e consolalo, no? Fratello, vedete come c'è tutto, in cosa è una stare di piedi. Alleluia. L'uomo vuole mostrare di essere sapiente e non lo è. Si diventa sapienti nel momento in cui il Dio rivela. E non è né di chi vuole né di chi corre. Amen. Fratelli, su buon canto con il culto. Vedete, certe volte dice: fratello, sul luogo canto canto. Ma scusa, signore, vedete, parlate sto canto. Avete visto? Abbiamo cantato un canto che da lì è scaturito tutto un messaggio. Questo dimostra ancora una volta che veramente l'hai preparato i messaggi. A Dio sia la gloria. A meno che non mi sono d'accordo. Ah sì, perché imbrogliati? Dice di cielo come telefonasto. Dici tu, neanche poi mettiamo canto con questo canto, con questo buon canto, come che fai questa predicazione? Amen. Sia glorificato il Dio. Amen. E Gesù benedetto in eterno. Alleluia. Amen.
sia la mandalamare. Ora dalla mandalamare. Alleluia. Ti adoriamo, Signore, ti glorifichiamo, ti benediciamo insieme agli angeli del cielo, ai serafini, ai cherubini, a tutto l'esercito tuo celeste. Alleluia. Sì, oh Signore, ci prostiamo davanti a te con l'anima, con l'intero nostro essere. Alleluia. Ti santifichiamo insieme a Gesù benedetto in eterno. Alleluia. Amen. 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 E Dio sia lodato.